Benvenuti alla rabbia dopo Napoli-Parma, rabbia che per forza mi rimarrà addosso per almeno una settimana fino a Parma-Udinese, in cui spero che avremo la nostra vendetta, facendo 3 punti. Intanto però andiamo a commentare questo Napoli-Parma, finito purtroppo 2-1, 2 gol segnati dal Napoli tra il 90esimo e il 101esimo, visto che l'arbitro ha dato 11 minuti di recupero, francamente troppi, nonostante cooling break e altre cose. Però andiamo a vedere di cosa dobbiamo, diciamo, credo, lamentarci. Allora, non certo della squadra, perché alla squadra io non do colpe, nel senso che hanno giocato un primo tempo fantastico in cui siamo riusciti ad andare in vantaggio con rigore, di Bonny. Ma abbiamo avuto tante altre possibilità e occasioni, e niente, però non siamo riusciti a fare il 2-0 e questo è l'unico vero, problema che abbiamo avuto. Allora, adesso vi dico però ovviamente la mia solita critica. Direte, cazzo, la critica tutte le volte? Sì, perché non è che devo solamente star qua a lodare e basta, perché loro, diciamo che il Parma è da vittoria dello scudetto è finita lì. Invece no, invece si può migliorare. Allora, già da adesso si potrebbe dire che il Parma la salvezza la conquisterà, però forse è un po' presto, per cantare vittoria, ma se continua con un atteggiamento del genere e con un gioco del genere, la salvezza non può essere che assicurata. Però andiamo con ordine. Allora, andiamo con ordine. Primo tempo, come dicevo, perfetto, col vantaggio del Parma alla fine. Nel secondo tempo però, allora no, prima di questo, scusate, primo tempo, dopo pochi minuti purtroppo Valeri si fa male e vabbè, viene sostituito, ok, e fino a lì ci siamo. Una sostituzione è andata a causa dell'infortunio di Valeri. Questa è una premessa da fare perché? Perché arriviamo al punto. Secondo tempo, cosa succede? Succede che Pecchia decide, di 60esimo giù di lì di cambiare tutti e praticamente cosa fa? Usa tutti e 5 i cambi e quindi, caro Pecchia, ti devo fare il culo, no? Ma tu dirai col senno di poi, no? Sto cazzo col senno di poi. Allora, perché? Perché al 65esimo succede il fattaccio, e cioè che Suzuki, già ammonito, fa un'uscita spericolata a gamba alta e prende una ammonizione che lo fa espellere e quindi il Parma resta in 10. Ma cosa succede? Succede che quest'uomo qua ha già cambiato tutti, cioè al 60esimo, cioè a mezz'ora della fine, più cooling break e recupero, quindi altri 5, 6, 8, poi sono diventati 11 minuti, lui si è già fumato tutti e 5 i cambi. Conseguenza di questo, caro Pecchia, che cos'è? È il fatto che noi dobbiamo mandare in porta il 60esimo, cioè praticamente a 40 minuti dalla fine della partita contro il Napoli in casa sua, con Lukaku, Kvaratskhelia e compagnia bella, dobbiamo mandare in porta Del Prato. Bravo Del Prato che si offre volontario, però ragazzi basta mettere in porta ed è gol. Quindi cosa posso dire? Che tu hai fatto una minchiata atomica. Perché un giocatore, non dico tanto, perché so che Pecchia spreme i giocatori e quindi i giocatori poi sono stanchi e i giocatori devono essere cambiati con altri giocatori che corrono come dei forsennati, va bene, ma un giocatore va sempre tenuto fino al 90esimo giù di lì, ok? 85, 90. Perché? Perché gli può venire un mezzo raffreddore un giocatore. Può essere, diciamo, che gli fanno un fallaccio e si fa male, può essere che si fa male da solo. Risposta sì. Quindi se la risposta è sì, vuol dire che per me tu non hai 5 cambi, ne hai 4, di cui uno, ok, te lo sei giocato perché Valeri si è fatto male, ma altri 3 li gestisci e boh. Poi l'ultimo te lo tieni per le emergenze, non puoi farli fuori tutti. Quindi qui grandissima colpa di Pecchia, mi spiace per te perché sei bravissimo, però questa è una cazzata e quindi ci ha costretto a rimanere in 10 con uno in porta un giocatore e non un portiere, sottolineo, quindi il Napoli a questo punto ti piace vincere facile. Cioè io quando ho visto questo ho detto vabbè, ok, è impossibile, adesso andiamo a perdere anche 3 o 4-1, perché hai in porta nessuno,
Perché con tutto quello che potrei dire di Del Prato, è ovvio che se, a parte qualche uscita alta, però se tu fai un tiro in porta leggermente angolato, è gol. Quindi, questa è la responsabilità tua. Però la responsabilità anche grossa, grossissima, ce l'ha l'arbitro. Esordiente in Serie A, cosa fa? Al 60esimo sbatte fuori Suzuki per doppia ammonizione. Già la prima ammonizione per perdita di tempo poteva essere opinabile perché molte volte di perdita di tempo al 60esimo ce ne sono tante, ma non è che appena passa 3 secondi un giocatore viene ammonito, ma ci può anche stare, va bene. Cosa succede però? Che Suzuki viene ammonito per doppia ammonizione per aver alzato forse un po' troppo la gamba per anticipare un attaccante. Ok, ma era in anticipo di un quarto d'ora. Praticamente è intervenuto, come dire, in sforbiciata alta per mettere un pallone in fallo laterale, colpisce la palla con anticipo, anticipo netto, e poi chiaramente il piede non si può volatilizzare o diciamo, tagliare con la motosega, resta lì e colpisce l'avversario. Però a questo punto, se dici va bene, dai, è fallo per gioco pericoloso, gamba troppo alta, quello che vuoi, allora. Diciamo, non sei obbligato a ammonire perché io vi ricordo tutti quelli che dicono: ah, ma quello è Kung Fu, è assolutamente fallo. Che a parte i vari Kung Fu di Ibrahimovic, eccetera, però ci sono tante prove in tantissime partite dove vediamo attaccanti che fanno sforbiciate, rovesciate, colpi di tacco al volo a 2 metri d'altezza, di tutto li fanno a pochi centimetri dalla testa dei difensori e a volte. Ok, viene fischiato. Allora, a volte non viene fischiato il fallo, uno. Ok? E a volte sono visti anche dei gol col difensore che aveva il piede a 20 centimetri della rovesciata. Quindi era pericoloso anche quello, o quello no, perché faceva il gol bello e allora. Quindi, questo. A volte vengono ammoniti, ok? A volte non vengono neanche ammoniti, nonostante che vengono fischiati. Quindi ci sono le tre casistiche. Ovviamente noi cosa dobbiamo beccare? La casistica in cui uno al 60esimo ci fa rimanere in 10 e quindi ci dà la massima punizione possibile. Ok, adesso abbiamo visto le due casistiche di questa partita che hanno determinato il risultato finale, perché sennò noi vincevamo. Una è Pecchia, una è l'arbitro, ma adesso c'è anche l'ultima. Riconoscete questa faccia da pirla? È Osorio, ok? Allora io dico solo una cosa, Pecchia. Questo qua, ok, nel Parma non ci sta, cioè non ha senso esserci, ok? Io, se vi ricordate, lo scorso post partita, cosa ho detto? Che speravo di non doverlo mai più rivedere perché noi continuavamo a vincere e pareggiare. Arriva lui, si perde, si becca degli autogol, si vedono delle cazzate, si comincia a vedere indicare a destra, a sinistra con la manina. Allora, sapete cosa ha fatto questo qua? Allora, prima di tutto porta sfiga. E porta sfiga è ovvio perché ogni volta che gioca lui, guarda caso, si interrompe la striscia positiva del Parma. In un modo o nell'altro, che sia l'arbitro, che tutto quello che volete, entra lui e noi, se abbiamo fatto filotto, il filotto finisce, ok? E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che questo qua, se guardate i due gol, allora, il primo gol di Lukaku è colpa sempre sua perché? Perché lui doveva essere su Lukaku, ok? E invece l'ha mollato un centrocampista e lui non c'era. Cosa fa poi dopo? Ovviamente Circati cerca di andare a rimediare, andarci lui, perché questo qua è l'Uccel di Bosco. Quindi se questo qua è l'Uccel di Bosco ci va Circati, non fa in tempo. Lukaku tira una mina, anche angolata, quindi assolutamente non colpa di Del Prato, che vabbè, comunque non è un portiere. Magari e Suzuki la prendeva di piede, ma non lo possiamo sapere. Comunque, gol di Lukaku 1-1, ma non è finita. Perché, ovviamente, se il Parma fino all'ingresso di questo qua non aveva preso un colpo di testa sui vari cross che sono arrivati dalle fasce da parte del Napoli, ok? Cosa succede? Ovviamente, arriva Osorio, chi doveva esserci su Anguissa? Osorio, e ovviamente, cosa fa? Becca gol. Perché lui di testa ovviamente non riesce a anticipare un cazzo di niente e quindi noi becchiamo il 2-1 e questo qua su Anguissa non c'è mica andato, ok? E niente, quindi questo qua ci ha condannati ancora una volta, l'arbitro seconda condanna, terza la condanna di Pecchia che purtroppo non ha tenuto neanche un uomo, io spero Pecchia, io spero che
D'ora in poi spero che tutte le partite, la regola è fino almeno l'85esimo, 80esimo, toh, dai, punto, ti concedo 80, ma sarebbe meglio 85, visto anche i recuperi che succedono in alcune partite, tu l'ultimo cambio non te lo giochi, salvo che si spaccano tutti, ma ovviamente non ce l'auguriamo. Quindi uno va sempre tenuto, non si può rimanere che non c'hai nessuno, deve salire al 60esimo del prato in porta, dai, è inguardabile, con la maglia di Cicizzola, dai. È inguardabile una cosa del genere, è un errore molto grosso, quindi sentiti pure anche te responsabile, diciamo che l'attenuante che cos'è? Che questo qua era emozionato, quindi era San Paolo, il suo stadio, i suoi ricordi, la sua gioventù, quindi si è emozionato e ha fatto la cazzata, perché le cose sono due, o era emozionato o hai voluto aiutare il Napoli, cosa che non credo ovviamente, quindi... diciamo che smettila, tieni sempre uno di scorta alla fine perché è fondamentale, non puoi rimanere senza nessuno, ma neanche all'80esimo 90, tu sei rimasto senza nessuno al 60esimo, ok? Boh, saluti e baci. Infine dico che Bonny, ok, che deve scendere perché gioca molto e si sacrifica tanto, però speriamo che almeno torni Benedikt Šak, perché abbiamo bisogno di qualcuno che possa sostituirlo nel tenere palla là davanti. E basta. Cos'altro si può dire? Niente. Secondo me siamo a posto così. Siamo a posto così. Vero peccato perché la partita è stata molto bella comunque, rovinata da queste tre variabili. Questa che porta una sfiga atomica oltre a fare le cazzate e prendere dei gol. Lui che si è emozionato troppo per il San Paolo e niente. Al 60esimo non c'era più nessuno da far entrare, ha dovuto entrare Del Prato con la maglia di Cicizzola e l'arbitro che decide tra le tre opzioni la più severa per il Parma è sbattere fuori Suzuki che aveva anticipato comunque l'avversario. Io vi saluto, grazie per l'ascolto, chi ha ascoltato fino alla fine un super bacione, bacioni, ringraziamenti e... Come dire, la magia sia con voi, specialmente chi ha seguito il video fino alla fine e chi si iscrive, fa iscrivere i parenti. E ci vediamo a Parma Udinese, e speriamo veramente di tornare alla vittoria, perché anche qua ci siamo persi 3 punti, o almeno due, che erano nostri e meritavamo. Un saluto dal mago, buona domenica, ciao.